volete. Ci troviamo oggi a Civitanova Marche, una perla del mare Adriatico che ci sussurra con le sue onde. Ci ritroviamo al ristorante Santo, anzi Santo il ristorante, un tempio della ristorazione dove ritroviamo il nostro chef sperimentatore del tartufo Massimo Emigliotti. Massimo, dalla collina sei tornato al mare. Sì, siamo ritornati al mare, alla spiaggia, sulla costa, e anche qua comunque abbiamo riportato il tartufo abbinato ai prodotti ittici e soprattutto abbinati ai prodotti ittici, la collina, l'interno e quindi il tartufo. Non manca mai, e io credo sia una preziosità, unire d'estate, quando il turismo a Civitanova svetta, il miglior pescato dell'Adriatico e Sua Maestà il tartufo. Quali piatti racconta la cucina di Ristorante Santo? Adesso entriamo nella stagione estiva, nella stagione in cui troviamo un tartufo fresco, molto fungineo, quindi di abbinamento alle verdure, al pesce con cotture soffici, con vapore, bolliti, e abbinato anche a frutta e a ortaggi del nostro orto, tra l'altro. Ecco Massimo, diciamo che da questo punto di vista è una novità, non tanti ristoranti sul mare uniscono il tartufo al pesce. Oggi ho assaggiato delle prelibatezze assolute, ma cosa possiamo dire a chi ci segue da casa per indicare venite in vacanza a Civitanova e venite a degustare il Santo? Beh, adesso abbiamo delle ottime sogliole cotte al vapore, servite con delle fave e del tartufo bianco, del tartufo nero estivo. Ecco Massimo, io direi una cosa, che andiamo, buttiamo sempre il cuore oltre l'ostacolo, diciamo che le Marche sono un palcoscenico meraviglioso, la ristorazione di gran classe. Vogliamo fare anche un brindisi a tutti coloro che ci sceglieranno, che vorranno venire in questa meravigliosa costa a vivere un turismo emozionale, sensoriale, ma dove non può mai mancare una grande cucina. E oggi ho degustato una grande cucina. Un tuo Grazie. Messaggio per venire qui nelle Marche e in questo ristorante? Venite a conoscere questo territorio che è meraviglioso, tra appunto la costa e la vicinissima collina, e questi meravigliosi coltivazioni anche di vitivinicole. E io devo concludere dicendo che ho degustato amabilmente anche dei grandi nettari di Bacco, vini che corteggiano il pescato, il tartufo, e una poesia che tra mare, ristorazione e voglia di abbracciarvi non manca mai. Vi aspettiamo nelle Marche a Civitanova.